assessore? Adeguamento delle infrastrutture, il sistema portuale di fatto è bloccato, dobbiamo migliorarlo sensibilmente, dobbiamo immaginare l'adeguamento anche del sistema ferroviario, autostradale e stradale, una politica di sostegno per l'innovazione, innovazione, innovazione, innovazione. Secondo le proiezioni Svimez, l'Abruzzo nel 2080 conterà poco più di 800.000 abitanti. Il primo obiettivo è riportare il lavoro, occasioni di lavoro nelle aree interne, perché senza occasioni di lavoro le persone continueranno ad andare via. Innovazione nella salute, vocazione per gli ospedali. Non è possibile che oltre 100.000 abruzzesi ha rinunciato a curarsi perché la sanità pubblica, come sapete, non è in grado di rispondere nei tempi necessari, oltre che giusti, alla richiesta di salute, e perché non avendo disponibilità economiche non può permettersi di far riferimento alla sanità privata non convenzionata. E noi non possiamo nel 2024 accettare che 100.000 abruzzesi siano costretti a non curarsi.